questo video tutorial di Topografo vedremo come poter gestire un libretto misto. Alcune strumentazioni mi permettono quindi di poter sfruttare e di collegare entrambe strumentazioni GPS con stazione totale. In altri casi, più comuni, normalmente ci dà la possibilità di poter fare un rilievo celerimetrico con una strumentazione stazione totale e un rilievo GPS, e poi successivamente unirli. Nel primo caso abbiamo questa tipologia di impostazione. Innanzitutto andiamo su libretto, creiamo un nuovo libretto. Andiamo a prenderci un libretto dove ha sia già l'informazione celerimetrica che GPS. Nel nostro caso potremmo utilizzare ad esempio la strumentazione TOCPOM con impostazione del formato MM3. Importa file, andiamoci a prendere il formato file dello strumento. Qui eventualmente mi chiede se ci sono qua in questo caso stazioni multiple, stesso nome, mi permette quindi di fare una verifica iniziale che è quella del libretto. Io dico di sì, uniscimi le stazioni, in questo modo ho sia il libretto con informazioni del GPS e anche quelle celerimetriche. In questo caso quindi io ho già di base un libretto misto, che è possibile quindi poi elaborarlo. Elaborare quindi nella fase di elaborazione io ho la possibilità di poter selezionare entrambe le informazioni baseline di GNSS e sia elaborazione celere misura. Elaboro il libretto corrente e quindi mi dà la possibilità, anche in questo caso ovviamente c'erano anche dei punti di inquadramento, di poter quindi poi elaborare quello che è il mio libretto completo di tutto, sia libretto celerimetrico più GPS. Ed è quindi, andiamo a vedere un attimo le baseline. Quelle rosse sono GPS, quelle del gialle invece sono quelle della stazione totale. In questo modo quindi ho unito e ho la visibilità di entrambi i libretti. Vediamo invece nel secondo caso, quando io ho fatto il mio rilievo con due strumentazioni separate, quindi GPS e stazione totale. La cosa importante è che però abbia battuto dei punti in comune. E quindi, quando adesso andremo a importare il nostro libretto, dovremo avere praticamente i punti in comune sia sul GPS che sulla stazione totale, avendo praticamente lo stesso nome. Allora, innanzitutto andiamo a importarci il nostro libretto GPS, quindi facciamo import strumento controller e mi vado a caricare quello che è il mio libretto GPS. Questo qui è il mio libretto. Vado a verificare che i punti siano appunto nominati in modo corretto. Poi vado e procedere con l'importazione anche del secondo libretto celerimetrico. Difatti qui mi dice: guarda, il tuo libretto già contiene dei dati, vuoi comunque importare, elaborare altri dati? Io dico di sì. Posso, ok, vado a prendere il mio libretto celerimetrico. Vedete, mi ha aggiunto nello stesso libretto questi punti, queste stazioni, e se andiamo a notare, abbiamo praticamente in comune la stazione 300.200, 500 e 400. Quindi queste stazioni sono state battute anche con il GPS. In questo modo adesso procediamo nell'elaborazione, quindi andiamo a spuntare sicuramente GNS baseline, andiamo a spuntare elaborazione celere misura, punti lat long lo escludiamo perché di solito sono punti ripetuti, quindi va a prendere sempre la base di collegamento della baseline. Difatti una cosa molto importante è che in un libretto misto quello che va a comandare è sempre il GPS. Fatto questo, spuntiamo, ricava automaticamente schema del rilievo, viene spuntato e attivato in automatico, in modo che l'algoritmo interno di Topografo fa la verifica completa del libretto e va ad elaborare il miglior schema possibile o l'unico schema possibile.
mantieni sempre i punti collegati al libretto ed eseguiamo quindi la nostra elaborazione del libretto. Qui andiamo a verificare quello che è il report del libretto misto, quindi GPS più stazione totale. Chiudiamo l'elaborazione e quindi questo qui è il nostro risultato. Andiamo ad attivare quelle che sono le baseline, vediamo che il libretto quindi è stato elaborato sia con GPS e i punti delle stazioni sono state poi posizionate e orientate rispetto ai punti battuti anche col GPS, e quindi abbiamo praticamente le misure di stazione di andata e ritorno dei vari stazionamenti. Quindi abbiamo integrato un libretto misto elaborandolo all'interno dello stesso lavoro, nel stesso libretto. La cosa importante, ovviamente, è come abbiamo detto, i nomi devono essere dei punti, devono essere corrispondenti ed uguali. Nel caso in cui era diverso, bisognava o rinominarli oppure inquadrare il lavoro, in modo che vada ad utilizzare le coordinate corrette di quel punto.